Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fuzzy Channel. Nel video di oggi vi vado a presentare gli occhiali della Bose. Sono i Bose Soprano, ma prima sigla. Allora ragazzi, bentornati sul canale. Quindi oggi vi voglio parlare di questi occhiali della Bose. Vengono venduti come occhiali unisex, questo modello, soprattutto modello Soprano, che in realtà è un po' a occhi di gatto tra virgolette, e quindi secondo me è anche un po' più femminile rispetto che maschile, però tutto sommato forse potrebbe anche andare. Però andiamo a parlare di quelle che sono le caratteristiche, i punti positivi e negativi di questo dispositivo, che oltre ad essere ovviamente un accessorio è anche un oggetto smart. Sì, perché ovviamente proprio perché viene prodotto da Bose, la vera caratteristica è il fatto che siano Bluetooth e che abbiano nelle astine incorporate delle casse qui nella parte posteriore, in modo tale che una volta collegato con il nostro dispositivo, semplicemente indossandoli, noi andiamo ad ascoltare tramite queste casse direttamente l'audio, che può essere l'audio in chiamata o la musica, direttamente nelle nostre orecchie. Però prima di tutto volevo farvi vedere anche il foderino qui rigido, molto resistente e ben costruito, che ha nella parte anteriore il logo Bose, che si apre e che all'interno è composto da questo materiale antigraffio totalmente rivestito, come potete vedere, ed è anche magnetico nella chiusura, molto carino, resistente. Ma andiamo a parlare di quello che è il vero e proprio oggetto in questo caso. Allora, è molto semplice da usare ragazzi, ha un solo unico pulsante posto qui sulla astina destra, basta premerlo per collegarlo con il nostro smartphone tramite il Bluetooth. Viene riconosciuto, se l'avete già accoppiato prima come nel mio caso, e ci dirà lo stato della batteria. Una volta collegato, la vera e propria domanda è: come si sentono questi occhiali? Ne vale la pena? Perché in realtà il costo di questi occhiali è di circa 250 euro, poi ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione. Ah, e vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora, cliccando sul pulsante rosso iscriviti qui in basso. La qualità costruttiva innanzitutto dell'oggetto non è male, le lenti sono polarizzate e si vede abbastanza bene alla luce del sole, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista costruttivo, non è male, anche se le astine comunque, sarà perché forse questo modello è un po' più femminile, probabilmente sì. Comunque io, non avendo la testa particolarmente grande, mi va un po' a stringere qui sulle tempie, e sono un paio di occhiali che, come vedete, sono abbastanza, hanno questa astina abbastanza ingombrante e voluminosa, il che li rende anche scomodi magari da indossare sotto il casco. Ho provato e dopo circa 10-15 minuti comincia a dare fastidio sulle tempie, perché va a pressare ancora di più, non sono idonei per questo scopo diciamo. Ma in realtà io li ho trovati anche un po' scomodi a lungo andare durante la giornata, anche durante le passeggiate, indossandoli, perché risultano un po' stretti qui nella zona della tempia. La ricarica avviene tramite questi sensori qui magnetici posti all'interno della stina destra, e sono molto semplici da usare, basta semplicemente poggiarli, poi il cavetto verrà attratto magneticamente sulla stina e sarà tranquillamente ricaricabile in poche ore. E la ricarica dura, è abbastanza longeva, diciamo che dura almeno 3-4 giorni, ovviamente poi dipende dalla quantità del tempo in cui lo tenete connessi. E un'altra skill simpatica e interessante è il fatto che semplicemente togliendoli e andandoli a posare al così, al contrario, quindi a testa in giù, si vanno a spegnere automaticamente, ed è magari una cosa molto comoda, perché magari se noi li teniamo accesi, arriviamo invece, che ne so, al lavoro o a casa, li andiamo a posare al contrario e in automatico gli occhiali si spegneranno. Volevo dirvi che l'audio non è male, si sente bene, quindi sono una buona alternativa alle cuffie, anche se
non sono per niente paragonabili alla qualità dell'audio che percepite da qualsiasi tipo di auricolare che sta direttamente nell'orecchio. Quindi questi sono, diciamo, una cosa più che altro per fare i fighetti, per creare l'effetto wow negli amici. Io anche per questo ho voluto fare questo video, anche per dimostrare quelli che sono i reali vantaggi e svantaggi di questo prodotto, perché oltre al prezzo, che è abbastanza alto, 250 euro, diciamo che c'è un altro svantaggio: il fatto che le casse siano esterne consente anche a chi c'è accanto a noi, magari se siamo in telefonata, di ascoltare la nostra telefonata o di ascoltare la nostra musica, che in alcuni casi potrebbe essere anche un pregio, però nel momento in cui ci troviamo magari su un treno, su un pullman, in un aereo, non possiamo disturbare magari le persone che abbiamo accanto, e quindi non è proprio il massimo. Volevo farvi sentire comunque un test con un audio e farvi sentire anche all'esterno, sperando che il vento non disturbi il suono, come viene percepito all'esterno. Allora, adesso mi trovo a metà del volume, vi faccio sentire. Spero sia percepibile. Adesso invece lo alzo al massimo e vediamo se anche voi riuscite a sentirlo stando vicino a me. Quindi questa è la prova dell'audio e penso che lo sentiate anche voi, ne sono quasi certo, perché me lo hanno detto anche persone che stavano accanto a me, che riuscivano a sentire la mia musica o comunque le mie conversazioni. Quindi sono abbastanza certo di questa cosa, e quindi questa cosa qui non è detto che sia un pregio, anzi penso sia più un difetto che un pregio. Quindi ragazzi, in conclusione, a chi è diretto questo articolo, a chi magari vuole fare un po' il fighetto o magari è un fanboy della Bose, non possono mancare. Ci sono tre modelli disponibili, questo è il modello soprano, però penso sia un modello più femminile che maschile. Ce ne sono un altro paio molto simili anche ai Ray-Ban in realtà, che sono più gradevoli, e quindi magari ve li linko qui sotto in descrizione, così magari potete vedere il modello che più può far per voi. Però vi ripeto ragazzi, non vi aspettate questo grande audio come magari ci ha abituati a sentire Bose, e reputo che il prezzo sia un tantino alto. Per 250 euro mi compro un paio di auricolari seri in cui si sente la musica molto bene, così come si dovrebbe ascoltare, e quindi è più uno sfizio che un vero e proprio investimento a medio e lungo termine, anche perché poi magari gli occhiali possono pure stancare, e quindi poi magari tra qualche anno potrebbe non piacerci più questo modello di occhiali e non lo indosseremo più, quando invece degli auricolari invece potremmo continuare a utilizzarli negli anni. Quindi ragazzi, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, vi sia servito. Qualora così fosse, invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora e attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video che arriveranno ogni settimana. Da Fasi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!